2 aprile, il compleanno di Emilio. Notizie del TG Ora, assalto ad un portavalori diretto ad un istituto di credito di Castellammare di Stabia nel Napoletano, ferite due guardie giurate. Il fatto è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Far West in pieno centro, in Viale Europa, a poca distanza dall'ospedale di San Leonardo. In azione sono entrati tre rapinatori che erano a bordo di un'auto. I malviventi hanno esploso numerosi colpi di pistola ingaggiando un conflitto a fuoco con le guardie giurate. Due guardie sono state ferite in maniera non grave, una con un colpo d'arma da fuoco alla coscia e l'altra col calcio della pistola, portati via tre plichi. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini e istituito numerosi posti di blocco. E si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del GIP, ma nel contempo si è dichiarato estraneo all'omicidio di Salvatore Gela, il gioielliere di Marano ucciso tra la notte dell'8 e 9 maggio. Maurizio Defensa non ha risposto alle domande del GIP durante l'udienza di convalida. Ok, provo io. Rapina sventata in una pizzeria di via Sant'Alfonso Maria dei Liguori a Napoli, in zona Arenaccia. Ieri sera gli agenti hanno notato due persone con sciarpe e scaldacollo entrare nella pizzeria, molto nota nella zona, e intuendo che era in corso una rapina, hanno allertato la sala operativa. Il più giovane dei due rapinatori, di 19 anni, dopo aver estratto una pistola, ha puntato l'arma alla testa di un uomo che era dietro la cassa, mentre il complice tentava di possessarsi del denaro. Stesso trattamento è stato riservato alla sorella del titolare. In questo caso il malvivente ha premuto anche il grilletto della pistola, che per pura fortuna si è inceppato, evitando lo sparo. I due agenti si sono avvicinati all'ingresso della pizzeria esortando i rapinatori ad arrendersi, ma il 19enne, vistosi in trappola, ha puntato l'arma contro gli agenti. Il complice di 40 anni lo ha disarmato lanciando l'arma in un cestino dei rifiuti, dove è stata successivamente recuperata dai poliziotti, che poi hanno arrestato i due malviventi. E c'è una clamorosa svolta nell'indagine messicana su Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita sul Monte Faito. Stando a quanto trapelato da fonti investigative, nelle ultime ore gli investigatori dell'Interpol avrebbero rintracciato Celeste Ruiz, la ragazza messicana che nel 2010 dichiarò di essere Angela e di trovarsi ad Acapulco e di non voler essere più cercata. La giovane sarebbe stata sottoposta al test del DNA, che però avrebbe escluso ogni legame di parentela con il Celentano. Intanto negli uffici della procura di Torre Annunziata la vicenda è stata al centro di un vertice tra il capo dei PM Oplontini, Alessandro Penasilli, col sostituto Sergio Raimondi, titolare del fascicolo, i genitori di Angela e l'avvocato Luigi Ferrandino, che dal 2010 assiste in Celentano. Blitz al campo Rom di Giuliano sulla circonvallazione dai carabinieri, trovate auto modificate. È in atto un'operazione da parte dei carabinieri della compagnia di Giuliano, diretti dal capitano Delise, nel campo Rom tra Giuliano e Quagliano. Oltre a una trentina di militari dell'arma, stanno effettuando dei controlli e delle perquisizioni all'interno delle baracche e delle roulotte dove vivono i Rom. Si cercano auto e materiali rubati. È scongiurato lo stop delle lezioni per le 92 scuole superiori del Casertano. La 93esima è sotto sequestro, la cui chiusura è stata annunciata l'altro ieri dal presidente della provincia con una nota ufficiale in cui ricordava la drammatica situazione finanziaria dell'ente, non più in grado di garantire la manutenzione degli edifici scolastici. Per il momento chiuderanno dal prossimo lunedì solo tre istituti: il liceo Nifo di Sessaurunca, la succursale del liceo classico Cirillo di Aversa e il Mattei di Caserta, per cui sono stati riscontrati problemi di stabilità della struttura in seguito ai sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane dai carabinieri. La soluzione è emersa al termine dell'incontro tenuto alla prefettura di Caserta. Arrestato per l'assalto al bar con la tecnica della spaccata, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli nei confronti di un 25enne napoletano. Nell'ambito delle indagini eseguite dai militari della stazione San Giuseppe su più furti eseguiti con questa modalità, è stato accertato il coinvolgimento del 25enne, poi identificato grazie alle impronte digitali e alle immagini di videosorveglianza. In particolare le riprese notturne del 17 febbraio lo immortalano mentre segue il sopralluogo per verificare la resistenza della pesante porta a vetri di un bar di via Sant'Anna dei Lombardi nel centro cittadino, che si conclude con il lancio di un sasso e la fuga. Momenti di paura in tangenziale di Napoli, dove stamane un'autoambulanza del 118 ha tamponato un'auto nel tratto tra le uscite Vomero e Capodimonte. Ferito il conducente del mezzo di soccorso, trasportato all'ospedale Cardarelli, ha riportato contusioni ed escoriazioni. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Incidente.
Piemonte. Solo qualche giorno fa, sempre in tangenziale, un camion è uscito fuori strada sulla rampa che conduce in via Maria. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News. Devo staccare io.